Bella ragazzi, qui sono 4 euro, ci siamo tornati su Super Saga TV, questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come poter completare l'easter egg di Origins Remastered. Visto che comunque questo è un easter egg molto complesso, ci sono dei prerequisiti, ad esempio conoscere la mappa. Infatti il primissimo step da fare è attivare tutti e 6 i generatori e sbloccare il pack-a-punch. Per fare questo infatti dovrete interagire con il generatore, ad esempio il primo lo possiamo trovare subito nella prima stanza vicino al quick revive. Basterà premere il tasto azione per attivare il generatore e difenderlo dagli zombie templari che spawneranno ai lati per un po' di secondi. Infatti una volta attivato il generatore darà corrente alle cose che si trovano vicino al generatore stesso, come ad esempio in prima stanza il quick revive. Quindi attivate tutti gli altri generatori che si trovano nella mappa, e comunque questa cosa la potete vedere premendo il tasto tab nell'HUD in basso a destra. Una volta quindi attivati i 6 generatori sarà sbloccato il pack-a-punch, step ovviamente fondamentale per completare questo easter egg. Come secondo step invece dovrete costruire e successivamente potenziare tutti e 4 i bastoni presenti nella mappa, ovvero i 4 bastoni elementali. Bastone del vento, del fulmine, del ghiaccio e del fuoco. Su questi 4 bastoni ci ho fatto 4 video separati su come costruirli e successivamente potenziarli. Li trovate qui sotto in descrizione se non sapete come fare. Come terzo step invece dovrete riempire 4 casse sparse per la mappa che richiedono 20 anime di zombie. Quindi dovrete uccidere 20 zombie vicino a queste casse per poterle riempire. Queste 4 casse si trovano nella zona di passaggio dei robot, quindi si trovano nelle orme in cui il robot metterà il piede. Infatti ogni qualvolta il robot schiaccerà una di queste casse, il contatore di uccisioni della cassa stessa si azzererà e la cassa si chiuderà. Quindi dovete fare queste 20 uccisioni prima che il robot ci passi nuovamente. Il mio consiglio è di fare queste 20 uccisioni subito dopo il passaggio del robot, in modo tale da avere un po' di tempo per fare queste uccisioni. Vi consiglio inoltre di fare queste uccisioni mentre state potenziando, comunque costruendo i bastoni. Le posizioni delle casse sono una vicino alla chiesa, in questa zona qua. Un'altra la potete trovare praticamente alla stamina up, in quest'altra posizione qui. La terza invece la potete trovare ai piedi del pack-a-punch, sostanzialmente vicino alla scala per andare al pack-a-punch, comunque in quest'altra posizione qua. Invece la quarta ed ultima cassa potete trovare alle spalle del distributore Juggernog, in questa posizione qui. Dove tra l'altro ci sarà l'MP40 al muro, anzi dove c'era l'MP40, adesso c'è il KN. Una volta riempite queste 4 casse ci verrà data una ricompensa da ritirare, ovvero un attacco corpo a corpo potenziato. Infatti con questo attacco corpo a corpo potrete uccidere gli zombie con un solo colpo fino al round 19-20. Rechiamoci alla tank station dove c'è il generatore 2 e sopra a questo tavolo, premendo il tasto azione, raccogliamo questa piastrella con un pugno disegnato sopra. Una volta raccolta sarà apparsa nell'HUD in basso a sinistra. Andiamo quindi al piano superiore della chiesa, nella zona della chiesa, dove ci sarà questo contenitore di acqua santa. Quindi premiamo il tasto azione per inserire la nostra piastrella precedentemente raccolta dentro questo contenitore. Qui infatti in questo punto vicino al contenitore di acqua santa dovremmo fare 20 uccisioni corpo a corpo. Volendo possiamo fare questo step anche ai primissimi round, visto che il coltello riesce comunque a shottare con pochi colpi. Un altro metodo per fare queste uccisioni è volendo anche con lo scudo, oppure con un attacco corpo a corpo di un bastone potenziato, o se volete con l'attacco potenziato che abbiamo raccolto prima tramite il riempimento delle 4 ceste. Una volta completate quindi queste 20 uccisioni, la piastrina sarà pulita e potremo raccoglierla nuovamente con il tasto azione. Per questo step dovremmo portare la piastrina dalla chiesa al generatore 2, ovvero dove precedentemente l'abbiamo raccolta. Però in questo percorso non dobbiamo sporcarla, ovvero non dovremmo passare sopra il fango. Infatti passando sopra il fango la piastrina si sporcherà e dovremo ritornare alla chiesa e metterla nel contenitore per pulirla. Però non sarà necessario rifare l'evento uccisione, quindi state tranquilli. Se si sporca basterà ritornare al contenitore e pulirla semplicemente. Il percorso che vi consiglio da fare per non sporcare la piastrina è questo qui, ovvero passare dal pack-a-punch sopra il legno e successivamente
praticamente scendere da questa scala, poi entrare qui dentro e andare verso il generatore 2. Chiaramente se siete in più di un giocatore vi consiglio magari di far tenere lo zombie a un altro giocatore, in modo tale da fare il percorso abbastanza tranquillamente. Se siete invece in giocatore singolo, lasciate uno zombie in modo tale da non avere troppi ostacoli, insomma. Quindi una volta portata la piastrina al punto iniziale dove abbiamo raccolto prima, al generatore 2, dovremmo fare altre 20 uccisioni corpo a corpo. Come detto prima, potete utilizzare lo scudo, l'attacco corpo a corpo potenziato, un attacco corpo a corpo di un bastone potenziato, insomma come volete voi. L'importante è che fate queste 20 uccisioni con attacco corpo a corpo. Una volta completate queste 20 uccisioni, interagendo sul tavolo potete ritirare le vostre scimmie al napalm, che serviranno per l'easter egg. Per il prossimo step servirà anche costruire il drone di Maxis, quindi vediamo come si fa. Il primo pezzo, ovvero il cervello del drone, lo possiamo trovare sempre in prima stanza sopra a questo tavolo. Lo spot è fisso e quindi si troverà sempre qui. Invece per il secondo pezzo, ovvero l'elica, la possiamo trovare nella zona del pack a punch. Un off pot è proprio qui accanto alla macchinetta di Gabblegum, infatti è il posto dove l'ho trovato io. Se non lo trovate qui, scendete dentro sotto al pack a punch e lo potete trovare in questa posizione qui. Se non c'è nemmeno qui, allora scendete ancora le scale sotto al pack a punch e andate qui nella zona di costruzione dei bastoni. Infatti lo potrete trovare proprio qui sopra a questa cassa di legno. Mentre per il terzo ed ultimo pezzo del drone di Maxis ci dovremmo dirigere nella zona della chiesa. Infatti il primo spot lo possiamo trovare qui nel percorso del carro armato, andando dalla chiesa al generatore 4 barra Juggernog. Il pezzo lo possiamo trovare qui sulla sinistra ed infatti è dove l'ho trovato io in questo video. Mentre se non lo trovate qui, tornate indietro e fate il percorso inverso del carro armato, ovvero dall'altra parte, quindi dalla chiesa alla stamina. Quindi fate tutto il percorso fangoso al contrario e qui sulla destra, dove ci sono questi cartelli con dei teschi, si potrebbe trovare il terzo ed ultimo pezzo del drone di Maxis. Se non lo trovate nemmeno qui, allora dirigetevi nella zona del generatore 6, ovvero al primo piano della chiesa, dove c'è la caverna per entrare nel portale. Quindi entrate dentro la caverna e in fondo sulla sinistra ci sarà un altro spot dove potrete trovare il pezzo per costruire il drone di Maxis. Quindi una volta recuperati i tre pezzi andiamo a costruire il drone vero e proprio. Io vi consiglio di costruirlo al tavolo della chiesa, ma comunque ci sono altri due tavoli dove lo potrete costruire in ogni caso. Quindi con il tasto azione equipaggiate il drone e in basso a destra nell'HUD vi sarà apparso il simbolo del drone. Quindi una volta aver preso le scimmie al napalm e costruito il drone di Maxis, andiamo a posizionare i bastoni dentro i giganti e al sito di scavi per quanto riguarda il bastone del fuoco. Quindi dovremmo posizionare il bastone del ghiaccio al gigante che passa per la chiesa, il bastone del vento nel gigante di mezzo, quindi quello che passa tra la stamina e il Juggernog, e il bastone del fulmine nel gigante che passa all'offpawn, ovvero al generatore 2 e al generatore 3 dove c'è la speed cola. Per fare questo step dentro i giganti e al sito di scavi ci saranno delle vere e proprie basi per il bastone dove andarlo a mettere. Insomma, se spawneranno queste basi vuol dire che stiamo facendo le cose correttamente. Quindi mettete i bastoni nell'ordine in cui vi ho detto prima e dentro le teste dei giganti apparirà un pulsante rosso in cui dovremmo interagire nello step successivo. Infatti dopo che il pulsante rosso sarà apparso andiamo a riprendere i nostri bastoni al sito di scavi, ovvero sotto al pack a punch. Per il prossimo step ci sono due varianti: se giocate in giocatore singolo sarà un attimino più difficile, se giocate in coppa invece vi dovete coordinare, perché dovrete premere il pulsante rosso che abbiamo visto prima nella testa del robot centrale, ovvero quello che passa alla stamina, e nello stesso tempo, comunque se giocate in giocatore singolo, entro pochi secondi tirare le scimmie al napalm in questo punto esatto dove c'è questa lastra di cemento. Quindi se giocate in giocatore singolo entrate dentro il robot dalla stamina e quando partirà il conto alla rovescia che poi vi butterà fuori automaticamente, premete il tasto rosso quando il contatore alla rovescia dirà 3, 2, 1, voi all'1 quando dirà 1 premete il tasto rosso in modo tale da velocizzare quanto più possibile i tempi.
Una volta atterrati dalla testa del gigante, preparate già la scimmietta al napalm da lanciare in quel punto esatto, perché avrete veramente pochissimi secondi per farlo. Questo se giocate in giocatore singolo. Invece se giocate in coppa è tutto molto più semplice, perché un giocatore andrà nella testa del robot per premere il tasto rosso ed un altro, quello che avrà le scimmiette al napalm, si posizionerà davanti alla lastra di cemento pronto per lanciare la scimmia quando l'altro giocatore avrà premuto il tasto rosso. Quindi dovete essere sincronizzati. Quando uno preme il tasto rosso, l'altro deve lanciare la scimmia sopra la lastra di cemento. Se avete fatto lo step correttamente, la lastra verrà bombardata in tutti i sensi da il robot e si creerà un varco, un foro in cui poter entrare. Infatti, una volta creato il varco, il giocatore che avrà il drone di Maxis dovrà lanciare il drone in prossimità di questo punto. Automaticamente, se avete fatto bene, il drone entrerà dentro il varco poco prima creato e da lì spawneranno circa 10 panzer, quindi state molto attenti, perché i panzer spawneranno tutti insieme. Una volta uccisi tutti i panzer, possiamo passare al prossimo step. Per questo step vi servirà il bonus sangue di zombie, che si potrà ottenere o uccidendo zombie normali, quindi come bonus normale, o uccidendo uno dei 10 panzer di prima, molto probabilmente ve l'avrà droppato, o scavando in giro per la mappa, o sparando tramite il bastone del ghiaccio a questi tre carri che vanno a fuoco. Sparando a questi tre carri apparirà un sangue di zombie proprio sopra al paccapancio. Andatelo a prendere velocemente, perché questo scomparirà dopo un po'. Oppure un altro modo è quello di prenderlo come ricompensa dalla cassa. Quindi, una volta aver capito come poter ottenere questo sangue di zombie, prendete quindi il bonus sangue di zombie e guardate in cielo. Qui potrete vedere un aereo con un bagliore rosso, simile a quello del pezzo per costruire il bastone del fuoco, se vi ricordate. Quindi spariamo con una qualsiasi arma che non sia la Mauser potenziata o la Raygun Mark II, perché con queste due armi non funziona, in modo tale da buttare giù l'aereo. Una volta quindi che l'aereo sarà distrutto, quindi in cielo non ci sarà più l'aereo, il pilota dell'aereo stesso, che era uno zombie, andrà a finire nella mappa e girerà intorno all'area del paccapunch. Però questo zombie speciale che andrà in giro per conto suo sarà visibile solo ed esclusivamente tramite sangue di zombie, il bonus che abbiamo utilizzato prima per poter distruggere l'aereo. Quindi se siete veloci potete fare queste due cose con un unico sangue di zombie, sarebbe l'ideale. Se no, cercate un altro sangue di zombie e andate a cercare lo zombie speciale che vagherà nella zona del paccapunch. Questo zombie senza il bonus sangue di zombie non sarà visibile, però sarà un vero e proprio zombie, quindi potrete ucciderlo anche senza vederlo. Infatti, una volta ucciso lo zombie speciale, questo dropperà il drone di Maxis, quindi premiamo il tasto azione per recuperare il drone. Adesso per il prossimo step dovremmo ottenere questa piastrella qui, che si ottiene uccidendo 20 zombie sotto al paccapunch con il pugno. Però dovrete uccidere solo 20 zombie speciali, ovvero quelli che hanno il fumo sotto le ascelle. Infatti dovremmo fare 20 uccisioni di questo tipo di zombie per poter ottenere questa piastrella, che ci servirà per potenziare il pugno stesso. Cercate di fare questo step se possibile prima del round 20, perché dopo il pugno non shotterà più e quindi sarà più difficile poter ottenere questa piastrella. Prendiamo la piastrella con il bagliore bianco, che tra l'altro è simile a quella che abbiamo utilizzato per ottenere le scimmie al napalm. Il nostro personaggio farà un'animazione che ci confermerà il potenziamento del pugno e quindi adesso potremmo procedere con l'ultimo step dell'easter egg. Andiamo dal tavolo da lavoro dove abbiamo costruito precedentemente il drone di Maxis e recuperiamolo tramite il tasto azione, e ritorniamo successivamente al Crazy Blaze, ovvero ad Agartha. Infatti per quest'ultimo step ogni singolo giocatore dovrà mettere il proprio bastone sul piedistallo, oppure se giocate in singolo andate e tornate da Agartha per mettere tutti i bastoni sopra i piedistalli. E una volta piazzati i 4 bastoni dovremmo effettuare 100 uccisioni in questa zona, ovvero ad Agartha. Una volta quindi effettuate queste 100 uccisioni, 25 se volete per ogni bastone, visto che i bastoni sono 4, sopra di noi al centro ci saranno delle nuvole dove noi dovremo andare a rilasciare il drone di Maxis precedentemente preso tramite la freccia destra e quindi far volare il drone nel portale.
ci verrà dato il trofeo dell'easter egg. E dopo, per concludere l'easter egg, quindi se vogliamo vedere la cutscene finale, dovremmo premere il tasto azione sopra il fascio di luce che si creerà. Se state troppo vicini al punto centrale si buggerà un po' e quindi non si creerà proprio il fascio di luce, ma comunque in quel punto ci dovrebbe essere il fascio di luce in cui dovremmo interagire per terminare la partita e avviare la cutscene finale dell'easter egg di Origins. Quindi ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro con la spiegazione di questo easter egg. È senz'altro un easter egg molto lungo da fare, per il fatto che c'è da potenziare appunto tutti e quattro i bastoni. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate tutti i tutorial riguardanti appunto i bastoni, come detto prima, ma anche gli easter egg delle altre mappe. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su zombie, su Zombie Chronicles, insomma, e su tutte le cose che riguardano la modalità zombie. E quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Bella! Le porte di Agartha si aprirono e i quattro eroi furono premiati con favolose ricchezze. Da quel giorno in poi, sapevo che Samantha li avrebbe protetti per sempre. Stai sbagliando tutto. Ma come devo dirtelo? Hanno gli occhi blu. È il mio turno, Eddie. Decido io. Tu non sai niente di queste cose. Gli zombie sono roba da maschi. Ora basta giocare, bambini. Controllate che le finestre siano chiuse prima di scendere di sotto. Facciamo come dice papà. Però toccava a me. Domani, Addie. Deciderai tu le regole. Promesso. Vieni, Fluffy. Magari i nostri eroi esistessero davvero. Ti capisco. Ma ce la faremo lo stesso. Papà dice che ha un piano.